Mr. Stamp c'è un evidente errore laddove è stato stampato got to get into my life con il luogo got con due t, diciamo il luogo di got con una t. Più tardi l'errore viene corretto e l'etichetta mostra una grafica diversa del logo BM. Prima volta da un album viene estratto un 45 giri Yellow Submarine and Other Libby, pubblicato in Italia il 1 settembre 66, dopo che è stato stampato in agosto solo per il circuito jukebox e le Other Libby. La prima ristampa in versione stereofonica dell'album è pressoché coeva all'edizione originale. In questo caso è la versione più elevata rispetto alla versione mono, che sono circolate meno copie. La copertina è perfettamente identica all'originale, con lo stesso numero di catalogo. Unica differenza, un bollino di colore argento adesivo con l'indicazione stereo. L'etichetta invece riporta diverse indicazioni di catalogo SPM CQ 31510 e matrice YX 605. Particolare curioso sul lato A in basso la scritta Beatles e prima la lettera T. Beatles. Una seconda variazione di questa edizione mostra un bollino dorato rettangolare con l'indicazione stereo sotto il numero di catalogo stampato in alto a destra sulla copertina. Il bollino argentato applicato sul lato sinistro scompare. L'etichetta è la stessa della precedente edizione, con la stessa caratteristica del lato A. E questa c'ha più quotazioni, sì, più cercate con le stesse. Queste piccole differenze, errori fanno salire di quotazione. Sì, decisamente. Adesso finalmente passiamo alla musica, che è la cosa più importante per il nostro programma. Il primo brano è Taxman, ci trovo, ascoltiamo anche la voce di Paolo Stiano che leggerà, oggi già letto perché è registrato, e la traduzione dei testi prima di ogni canzone. Per Revolver, George Harrison dà un notevole contributo per le sue composizioni, ne sono tre, uno in più rispetto al precedente album Rubber Soul. Tre canzoni con un livello compositivo sia letterario che musicale di notevole spessore, a dimostrazione che George aveva senz'altro le carte in regola per affiancare Lennon e McCartney e lasciare la sua impronta creativa all'interno del repertorio dei Beatles. Poi dopo in seguito da solista, diciamo, abbiamo visto cosa ha fatto. Il disco si apre proprio con un suo brano, Taxman, con una piccola partecipazione di Lennon, che fra l'altro nel brano non suona nessun strumento, ma partecipa solo con i cori. Il testo di Taxman rideva la ferma opposizione di Harrison verso le ingiustizie del sistema fiscale, inveendo contro le tassazioni cui erano soggetti gli stessi Beatles e più in generale tutti i cittadini inglesi. Harrison raccontò che scrisse la canzone quando si rese conto per la prima volta che, benché i quattro musicisti avevano cominciato a guadagnare dei soldi, la maggior parte se ne andavano in tasse. Niente di nuovo. Anche se John non partecipa effettivamente come strumentista, parte del testo è stato scritto da lui, ritmato e supportato da un basso incalzante e caratterizzato da un'incursione di chitarra elettrica. È da notare che l'assolo della chitarra presente in Taxman è opera di Paul McCartney. Un po' rara, credo. Il primo ministro dell'epoca, Harold Wilson, è citato nella canzone unitamente al rappresentante conservativo di Ted Heath, quindi è fatto tutta la fascia. In quel periodo era proprio Harrison quello che si preoccupava di più dei profitti economici del gruppo. Perfetto, allora possiamo incominciare con il primo brano Taxman, appunto, con Paolo Siano che ci reggerà un po' dalla traduzione del testo. E anche del cantautore Donovan, quello di Mellow Yellow, sempre in sede di registrazione dei cori e negli schiamazzi hanno collaborato tra gli altri Brian Jones, Mick Jagger, Patty Harrison e Marianne Faithfull. All together now. Dare sempre per i collezionisti il modellino del sottolineo giallo fatto dalla Corgi Toys, sì, che se completo della scatola tenuta proprio perfetta e può aggiungere anche 400-500 euro. Ecco. L'hanno ora rifatta, però chiaro che non è sempre. Sì, come dicevi Mario, l'orecchiabilità del brano è così marcata che ancora oggi negli stadi si sente intonare da tifosi, ancora sì, oggi. Sì. Quel periodo McCartney era molto amico di Donovan, come dicevi, e un giorno, recatosi a casa sua, gli fece ascoltare una bozza emotiva non ancora completa nel testo. Donovan gli suggerì addirittura alcune parole che piacquero molto a Paul, tanto da diventare parte integrante della versione di Fidia. Le parole suggerite sono Sky of Blue and Sea of Green in Our Yellow. Ok, passiamo dal nostro nome Mario Torcia, la capitana Paola Siano. Passiamo al prossimo brano che è Good Day Sunshine, giusto? Sì.
Allora, Good and Sunshine, composto da Paul McCartney, si inserisce in quel piccolo gruppo di canzoni dei Beatles che celebrano la natura, come Here Comes the Sun, Dear Prudence, Mother Nature Song. L'ispirazione venne dalla canzone dei Loving Spoonful dei Dream, il cui autore John Sebastian non si era accorto della connessione fra le due canzoni. Le registrazioni furono effettuate abbastanza velocemente l'8 e il 9 giugno 1966. Il nastro 1 fu quello prescelto per l'incisione, anche se furono aggiunti il giorno seguente altri strumenti come i cimbali, una nuova porzione di batteria e un assolo di George Martin con un piano honky tonk nella parte centrale. Good Day Sunshine and Your Bird Can Sing è una composizione di John Lennon che l'autore giudicò severamente come un orribile brano usa e getta, ma a volte lei non fa di queste cose, che poi magari sono belle canzoni che le piace, lui invece le volebbe cestinare. E appunto, come ho detto, come già fece in altre sue canzoni, quali sono Love e Run for Your Life, è caratterizzata dalla tipica indecifrabilità di Lennon. Il testo è stato oggetto di numerose interpretazioni, quali per esempio un uccellino meccanico regalato lì dalla moglie Cinzia o dalla frase di Frank Sinatra pronunciata in un comunicato stampa. Beh, io penso, non sono d'accordo, sicuramente che è un ottimo brano, secondo me, è bellissimo. L'autore può dire quello che vuole. È un brano molto ben costruito, con ottime armonie vocali e buoni e ottimi fraseggi di chitarre. Insomma, poi dal vivo deve essere eccezionale come brano. Il titolo provvisorio della canzone era You Don't Get Me. Invece divenne And Your Bird Can Sing. I Want to Tell You è il terzo brano firmato da George Harrison per l'album Revolver. L'autore racconta della marea di pensieri difficili da scrivere e comunicare, affrontando anche il dualismo me, la mia mente e i problemi legati alla comunicazione fra gli individui. Questo è un brano che a me piace moltissimo. Un primo titolo provvisorio dal brano fu L'Extant Super. Un'altra mia. Che successivamente cambiò in I Don't Know. Dopo George Martin chiese a Harrison come volesse intitolarla. A detta dell'ingegnere del suono Geoff Emerick, a differenza di quelle firmate a Lennon McCartney, si tendeva a completare le canzoni di Harrison nel più breve tempo possibile. Ottimo riff di chitarra suonica che caratterizza il brano. George poi l'ha utilizzato come brano di apertura per i suoi concerti da solista, per chi l'avesse sentito, eccezionale, proprio quelli del Giappone, sono perle. Da ascoltare. John voleva che la sua voce sembrasse quella del Dalai Lama, dalla cima della montagna. Abbiamo elaborato il brano con Ringo alla batteria e un bordone di tamura. La voce di John è stata passata attraverso un altoparlante Leslie per produrre un effetto soprannaturale. Per la musica di sottofondo usammo una quantità di nastri messi in loop e feci portare nello studio tutti i registratori presenti nell'edificio della EMI. Ne abbiamo infatti utilizzati 16. Il pezzo dura poco meno di 3 minuti, ma poteva benissimo essere sviluppato come una sorta di suite, tanta era l'avanguardia per l'epoca. Il titolo fu suggerito da Ringo. Volevo ricordare poi la cover di Phil Collins dell'album Fast Value dell'81, che è veramente bellissima. Gigi. Volevo ricordare a tutti i fan dei Beatles che il 10 settembre a Rimini ci sarà un grande raduno per ricordare appunto il 50° anniversario di Revolver. E per la prima volta in Italia sarà ospite Klaus Voormann, importantissimo, grande personaggio della storia musicale dei Beatles, e lui, per l'occasione, presenterà il suo ultimo libro appena uscito, Birth of an Icon, Revolver 50, che e sarà a disposizione di tutti i fan per una sessione di autografi, quindi chi ha la copia di Revolver se la può fotografare. Perché ce l'ha. Anche il CD, insomma. Sì, qualsiasi cosa, sei un personaggio. Quindi ecco, il 10 di settembre a Rimini, al Teatro Novelli, inizio ore 21. E per chi vuole informazioni, info@beatlesfanclub.it. Prima spazio. Alle 21.10, no, niente, tanto qui, bisogna parlare. Alle 21.10 vi state disconnettendo dal numero 510 di Radio Altra Musica, che è dedicato questa sera, sarà dedicata all'album Revolver, che ha compiuto 50 anni all'inizio di questo mese, e credo sia stato fatto un appuntato, spero, bello per chi ha ascoltato, ma un omaggio dovuto, uno dei più grandi LP della storia del rock. Lascio qualche parola a Mario e Gigi. Sì, no, niente, sono come al solito, sono contento che Andy mi ha invitato nella sua trasmissione, al pari di Luigi Luppola, che come sappiamo è il presidente del
fan club, official fan club. Io voglio mettere al mio fianco gente esperta, parte gente amica innanzitutto. Vabbè, poi amanti della musica, dei vini in particolare, come lo facciamo. Io quindi ti ringrazio per avermi ospitato qui in trasmissione. Ringrazio te che se tu vieni da Roma appositamente. Ci rivedremo senz'altro a Sgt. Pepper. Senz'altro, Sgt. Pepper io l'ho fatto per il quarantennale, ma per quest'anno per il cinquantennale è doverosissimo, senz'altro. Poi ci sarà White Album, quindi sarà la seconda fine. Per Sgt. Pepper faremo una bellissima cosa. Ringrazio ancora Gigi, grazie ancora Mario. Buonasera a tutti, Andy Simuro vi lascia il prossimo appuntamento per Radio Altra Musica. Buonasera a tutti. Ciao.